Ora, uno potrebbe pensare, perché non vai a nord, dove c'era la città che ha rapito Emmet? Non è ancora il momento. Ci serve ancora un'abilità, che ovviamente non abbiamo. Ci torneremo. È arrivato però il momento di tornare a casa. Ritorniamo a Vale. Ehi, ma tu sei Geco? Sei tornato a casa, eh? Eh già, a livello di HP siamo a posto. Curiamoci a gratis, ecco qua. Vedo che ti sei fatto degli amici durante i tuoi viaggi, Geco. Mi fa piacere. Il mondo è sull'orlo della rovina, però tu ti sei fatto degli amici, bravo. Oh, Geco, sei tornato prima del previsto. No, sono solo di passaggio, tranquilli. Ehi, Geco, com'è andata? Tutto bene, vecchia. Oh, ma guarda un po', c'è una pietra qui. E, guarda caso, c'è anche 123 monete. In questa zona non mi sembra che ci potessimo entrare al primo giro. Quindi dai, abbiamo già trovato qualcosa. Poi vabbè, 123 monete. Comunque, la prima delle visite è alle nostre due famiglie. Ciao. Ah, volevo vedere i primi pensieri. Ehi, come t'è andata? Ehi, Garrett, Geco, cos'è successo? Siete già qui? Come già qui? Ti sembra il modo di salutarci? Ma dicevano che non saresti mai più tornato. Ma ho l'impressione che tu sia qui soltanto per una visita. Davvero? Sembra proprio così. Tu e i tuoi amici sembra che stiate per partire. Sei più furbo di quanto credessi. Dovrò riprendermi durante la tua assenza, vero? Altrimenti... Finché sei qui la famiglia starà benissimo. Ho ragione, certo. Quando non ci sarò più, ti occuperai tu della famiglia, va bene? Qualunque cosa fai, cerca di aiutare la famiglia. Io conto su di te, hai capito? Cerca di non strafare, capito? Andiamo. In realtà non ho capito niente di quello che si sono detti. Se fossi un po' più grande potrei venire con voi, non è giusto? Però... Ciao ma! Ciao nonni! Ehi, sono tornato! A nessuno frega niente che sono qui. Ehi. Cosa? Non è meglio che cerchiamo Garrett? Perché? Sono qua. Geco non sa ancora nulla di Dora, vero? Bisognerebbe dirglielo. Che è successo a mia madre? Ti manca Garrett, vero? Stai cercando una scusa per andare a trovarlo. Perché? Io non... Porca puttana, questi ragazzi. Nonna, che ti succede? Stai soffocando. È Garrett. Sì, credo che Garrett manchi anche a lei. No, è veramente Garrett, guarda. Cosa? Ma come fai a non vedermi che c'è... Ci sono due vasi di merda da... fra noi e voi. Oh, Garrett. Oh, Garrett. Ciao, ma... Mamma, papà, sono a casa. Che è successo? Come? Garrett? Stavo dormendo, cazzo. Oh, Garrett! Ciao, nipotino. Nonno, sono a casa. Sì, sì, hai compiuto la tua missione per il saggio? No. Non ancora? Mi fa comunque piacere che tu sia qui, anche se per poco. Ripartirei presto, vero? Sono comunque felice di sapere che te la passi bene. O è il nonno, boh, non lo so. Bene. No, era la nonna, dai. Voglio presentarti i miei nuovi amici. Salve, io sono Ivan. Ecco, io sono Ivan, piacere. Io sono Mia, di Emil, piacere di conoscervi. Oh, che carina. Ciao, piacere, prenditi cura di Garrett, mi raccomando. Mamma! Beh, basta con i convenevoli. Ora riposatevi e passatevela bene. Allora. Signora, salve. Ivan sembra un tipo intelligente. Vorrei essere un po' come Ivan, sai, Garrett? In che senso, nonna? Mia è così carina. Chissà se a Garrett piace di più Mia o Jenna. Mia. Ciao, pa.
Ci hai sentito parlare di Dora poco fa? Sì. Dora dice di non preoccuparsi, è solo un po' di febbre. Non allarmarti troppo, Jaco. Spero che non vi siete ammalati durante i vostri viaggi. Gareth fa sempre indigestione e fa preoccupare la mamma. Gareth sembra essere cresciuto durante la sua difficile avventura. Eh già. Non avremmo dovuto parlare di Dora senza accorgerci che Jaco era lì. Vorrei potergli dire la verità. Che succede? Dai, dimmelo. Qualcuno sa qualcosa? Che bello essere giovani e fare galanti con belle ragazze. Nonno. I suoi nuovi amici sono così educati, mi fa piacere. Vabbè, ciao, io vado. Ma ecco, esatto, non avevamo una sorella? Ehi, sorellina. Ah! Ne è passato del tempo. Sei tornato. Sei già stato a casa da papà. Davvero, deve essere stato felice di vederti. Era così preoccupato per te. Come me. Sorellina. Non fraintendere, io temevo soltanto che ti mettessi nei guai. Perché non sei tanto sveglio. Ah, dovevo immaginarlo. Grazie, sorellina. Allora, hai compiuto la missione o... Non ancora. Ma allora parti di nuovo. Quando ripartirai, cerca sempre di non esagerare. Certo. Vedo che vi impegnate molto, ma ho un po' di preoccupazione. Siete certi di stare bene? Beh. Volevo fare un'ultima... Allora, so che qua non ci possiamo più entrare, in teoria. Vero? Esatto. È pericoloso oltrepassare questo punto, quando il Monte Aleph è attivo. Via di qui! Lasciarmi qui tutto solo in questo posto. Ma perché mai il Gran Curatore mi tratta così? Perché fai schifo. Però, esatto, volevo vedere giusto il Gran Curatore se ha qualcosa da dirci. Il sentiero per il Tempio del Sole è ancora chiuso. Verrà aperto quando finirà tutta l'attività del vulcano. Sarà difficile raggiungere il Tempio del Sole finché il Monte Aleph non si placa. Speravo qualcosa di... un po' più, Fatta la capatina a casa di Garrett, facciamo una capatina a casa nostra. Cosa dice mamma? In teoria... Ecci! Chi è? Il locandiere? È già ora di pranzo? No, ecci, ma allora chi? Ciao, ma? Jaco! Sei tornato, hai compiuto la missione? Non ancora. Ah, non ancora? Hai scordato la tua promessa, Jaco? Ho saputo che stavi male, ma... Avevi promesso che non saresti tornato prima di aver compiuto la missione, giusto? Sei venuto meno alla promessa perché eri preoccupato per me. Ti hanno detto che sono malata, e sì! Allora sei venuto qui perché eri preoccupato dopo aver saputo di me. Non puoi venir meno alla tua promessa soltanto perché sei preoccupato. Ecci! Io ho soltanto un raffreddore. Ma sto già meglio. Ecci, guarda! Ale, ale! Vedi, sto benissimo. Non preoccuparti per me. Vai e fai il tuo meglio per compiere la missione, ok? Mi dispiace se ti sono parsa troppo dura, Jaco, ma sono felice di vederti. Non vedo l'ora di vederti tornare vincitore. Kyle, attenzione! Il masso! Il masso! Beh, ciao, ma è stato bello vederti. Ora, seconda cosa che dobbiamo fare. Quella in realtà più importante. Il motivo vero per cui siamo tornati qui a Vale, oltre appunto il backtracking dato soprattutto dal ponte che si è riaperto, è questo masso. Ovviamente noi avevamo già visto un masso di questa forma ed era proprio qui. Levitiamolo. Ecco qua. E passiamo oltre. Questo è un altro dungeon. Piccolino, come quello di Volt. La grotta di Vale. E, ovviamente, grazie a Rivela, abbiamo la possibilità di scoprire tante piccole cose. Ecco qua. Allora, mettiamo spostamento. Ecco fatto. Spostiamo anche questo qui.
Bello come affonda, mamma mia. Ed eccoci qua. Perfetto. E guarda un po' cosa c'è lì. C'è un Digin. Il motivo per cui noi siamo qui in questa grotta. Prendere anche quel Digin. Prendere quel Digin di vento per Ivan. Allora, però ovviamente siamo già qui. Controlliamo tutta quanta la grotta, perché ho sbagliato di nuovo. Non si sa mai cosa si può nascondere in questi posti. Per fortuna siamo in teoria già arrivati, sai? Ah, per fortuna che siamo bellamente preparati e, come per la maggior parte dei nemici fino ad ora, due colpi e ce li leviamo già dalle scatole. Ecco fatto. Sai che avrei dovuto controllare se anche da quel lato si poteva fare qualcosa, sai? Anche perché se io adesso torno indietro di qua, a zero. Ah, ma ok, no, allora stupido io, era giusto. Era giusto. Sto dicendo, azzeriamo la mappa, diciamo, e quindi i tronchi tornavano dove erano all'inizio. Abbiamo trovato la gemma arresto. Ora, devo essere sincero, a parte quello che stiamo per fare in questo momento, non mi ricordo grandi utilizzi di questa psicoenergia. Poi magari mi sbaglio io. Oh no, non mi voglio far catturare, sono un pollo. Muovo le alucce. Ecco fatto, facile. Sincero però, oltre a questo, io non ricordo altri utilizzi di questa abilità, diciamo. Africo, doppio attacco al prossimo turno. Ah, questo è buono, anche perché in un eventuale build, vediamo, 171, mentre per Garrett se glielo diamo gli abbassiamo tutto. Meglio lasciarlo su di noi, sai? In un eventuale build che possa essere su Garrett o su di noi, usato su Ivan, sì, è un po' meno pratico. Questa cosa qui può fare veramente i danni, può fare veramente i danni. E direi che siamo arrivati, cioè nel senso abbiamo finito questa grotta. Anche perché senza rivela tu sì hai ottenuto, diciamo, l'abilità di alzare il masso, ma senza rivela, ho sbagliato tra l'altro, non puoi proseguire. E detto questo, a posto, cioè qui abbiamo finito. E dunque ora inizia la nostra traversata per tutti quanti gli altri paesini che abbiamo visto dalla nostra partenza ad ora. Allora, questo è il primo punto dove volevo fermarmi, ma a quanto pare mi sono sbagliato. Io pensavo che dietro quella cascata ci fosse qualcosa. A volte la memoria fa certi scherzi. Ti giuro, ero convintissimo che dietro quella cascata ci fosse qualcosa. Oh, ma guarda un po'. Cosa c'è qua sotto? Una mela. Certo, non è il grande potenziamento della vita, però sempre meglio di nulla. E rieccoci finalmente, dopo aver rifatto tutto il giro del mondo, qui a Calais, dove noi ci fermeremo. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.